Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e con questo 20° appuntamento di Bioshock. Era tanto che non facevo Bioshock. Bene, ho ancora i plasmidi. Ma porca troia, ho ancora i plasmidi impazziti qua. Ok, detto. Vabbè, allora vediamo un po'. Sti stronzi. Oh, mo ricomincia. Taci, muto, taci. Oddio. Mo esplode e io. Oh merda. Wow. Mamma, che casino. Ah, comunque ragazzi, voglio comunicarvi che domani ci sarà un unboxing, domani 3 luglio alla sera, che finalmente è arrivato quello che doveva arrivare. Ma non è un gioco. Ma non è una console. Gli sto scherzato. Ah no. Hai riacquistato la libertà. Ottimo. Le droghe di Sushong non dovrebbero farti effetto. Prendi la batisfera per Point Prometheus. È il Ah! momento di sistemare questa faccenda. Va bene, andiamo. Proteus lì. Sì, no, però quel giorno che io mi sono deciso di fare questa serie, che cazzo, non pensavo di dover spaccare e cristonare così tanto con telecamere, plasmidi, rincoglioniti qua. Questo qua va in giro col costume da... ma vaffanculo, coniglio. Ma sì, ma che gente che gira questo mondo. Sì, Ale, facciamo un Bioshock, bello. Sì, no, beh, è divertente, però... Ma che cazzo vuoi, te? Sei giù. È la puttana. Ma piantala. Mo comincia con il signore. Oddio. Ti spacco il robottino, stronzo. Che cazzo brucia? Adesso lo prendo a calci nel culo questo qua dietro, dove sei? Oh, finalmente. Ma non è possibile che mi fanno... tutto sto casino. Vabbè, però. Shemode. Tira il cesso. Oh, prendiamo tutto quello che dobbiamo prendere e poi andiamo a prendere sta battisfera per quel cazzo di posto che non ho capito che minchia. Allora, dove dovrebbe essere sta batticosa? Tu stai lì qua. Ma mi ha visto? Oddio! Vabbè, facciamo finta che mi ha visto. E il San Valium! Andiamo a prendere la battisfera. Dove cazzo sei, battisfera? La sfera di Batman. Oddio. E vi faccio diventare delle bruschette. E a te invece un colapasta.
poi se loro bruciano, come fanno a rimanere intatti le varie cose che portano? C'ho Big Daddy! Oh figlio di puttana! Vieni! Oh oh! Ma che cazzo! Mamma, qua sono morto! Oh porca puttana! Mamma, sono morto! Ce ne tutti contro! Oh merda! Sì, la tua anima! Figa merda! Porca puttana! Allora, ti curi o cosa? Muori, pezzo di merda. La puttana merda. Ma va a fare in culo. Ma non è possibile che sono morto, porco troia. Ma non sono mai morto, cazzo. Oh sì. E figa. Mo me li sento i professoroni. Ma sei una merda perché ti sei fatto uccidere dal Big Daddy. Dillo. Grazie, signore. Ecco. Prego. Ogni aspetto di un uomo, tranne il carattere. Forse esiste un plasmide capace di potenziare lo spirito. Forse nel tuo DNA risiede questo segreto. Sì. Ho mandato una bimba con dei doni per alleviare il tuo fardello. Anche fardello, ma vaffanculo, pezzo di merda. Comunque sono crepato perché non lo so e non me ne fotte un cazzo. E non... E bam! È divertente morire ogni tanto. Allunga il gameplay. Divertente. No, non è divertente. Ma cos'è quel coso? Ma piantala di... Qui c'è un cerchio sulla testa, era il tuo amico. Ma... Che hai detto? Batti cosa del cavolo, tutta batti cosa. Mamma chioccia, ma piantala, Frank le coglione. Me l'ha detto la mamma di fare così. Sì, va bene, va bene, va bene, va bene. E dov'è? Che cosa hai detto? Ma... Ma stai zitto. Muori in silenzio se proprio devi. E comunque, ecco la batticosa, me ne vado da questo posto di merda. Ecco, andiamo lì, andiamo a coso lì, a Puzzet.
Non so come si legge. Dai su via. Sti caricamenti. Ma fai quel cazzo che vuoi. Che cosa aspetti? Prendi quell'idiota. Prendi quell'idiota. Cioè, lì c'è il fuoco, eh. Mamma chioccia. Non c'è un... Oh. Fischia. Il gonzo è proprio dietro di me! Non voglio neanche vederlo camminare! Il gonzo? Cioè, tu mi hai dato del gonzo? Oh merda, la puttana! No, ma dai! Cioè, vi rendete conto che ero seduto su un cazzo di aereo? Cioè... L'ultima occasione, cioè... Ragazzi. Cioè... Finita e io cioè... Questa discarica a te e cioè... A continua ad avvicinarti e razza, alla crucca. No, dai, l'acquario no. Ma sei un pezzo di merda, dai. Scheiße, l'hai fatto scappare. Ho bisogno di ma... un momento per pensare. Pensa. Ah, ma il teatro, questo non sarà un problema. Perché? Prova un Big Daddy ed esaminalo. Ti suggerisco di trovarne uno morto. Sì, ok. Vedi il sistema di controllo della tuta? Sehr gut, prendilo. Questo è il primo passo per farti diventare uno di quei disgustosi Big Daddy. L'unico modo che hai per superare la porta da cui è passato Fontaine è fartela aprire da una bimba. E si fideranno di te solo se avrai l'aspetto, la voce e persino il fetore di uno di quei grossi bruti puzzolenti. Ok. Io ci provo a fare del mio meglio, ma a volte commetto errori. Che cazzo hai detto? Oh là là! Oh là là! Gna gna gna! Ho capito, però è il dopo barba adesso che cazzo c'entra? E poi le pinne saranno passate da te come api dal miele. Cioè, ma... Dovrai recuperare tre feromoni così da puzzare distruttamente come un... No, ma dai, non scherziamo, non voglio puzzare come un Big Daddy. Vabbè. Ok, comunque io qua sto per crepare un'altra volta, porca puttana. Non è giornata proprio, eh. Ma porca troia, ma muori, Cristo di me.
Ok. Sono già morto due volte in questo gameplay. Forse... Ma dove è andato? Oh, porca troia. E ho capito! Sto fottuto Big Daddy di merda, dove sei? Oh cazzo. Ma come cazzo devo entrare in questo posto del cazzo? Ma... Fischia. Vabbè ragazzi, va, questo gameplay finisce qua perché non sono proprio in vena. Ma chi se ne frega. Ciao ciao a tutti da Genetic DNA.